Buonasera, saluti, bentrovati con alle nostre spalle l'Atlante, che è parte integrante della mostra dedicata agli orologi e al tempo. Professoressa Corallini, la vostra idea in merito. Credo che questo nuovo appuntamento sia un'ulteriore dimostrazione del ruolo di catalizzatore che il MAN sta svolgendo nella cultura di questa regione e non solo, e sempre più a livello internazionale. È un appuntamento che dà la misura di come il MAN sia in grado ora di coinvolgere le migliori energie imprenditoriali e produttive di questa realtà. Naturalmente questo ci conforta nella strada che vogliamo continuare a percorrere con il MAN e che porterà ad altri convegni. Ma possiamo leggere come una ulteriore liberalità e apertura, certo, alla multidisciplinarietà. Assolutamente la professoressa, sì. Alessandra Pagliano è docente di geometria descrittiva, che potrebbe apparire distante il mondo. Invece no, come lei stessa ha detto, le scienze cosiddette esatte devono sposarsi con le scienze umanistiche, come è sempre stato sin dall'antichità e come troppo abbiamo dimenticato oggi. E questo appuntamento mi sembra una speranza che ci proietta verso un futuro di maggiore integrazione e inclusività. Intanto ci fa piacere vederla qua e ci chiediamo come ha fatto ad raggiungerci, vista che ha così tanti palcoscenici aperti. Noi ci incontreremo domani e il weekend prossimo. Invitiamo anche i nostri ascoltatori a Villa Sora con le grandissime novità. Ecco, a Villa Sora, domenica mattina dalle 10 alle 13, giusto? Diciamo che il MAN costituisce per me un palcoscenico privilegiato e non potrei mancare i suoi appuntamenti, quindi ha sempre la priorità. Un atto d'amore. Un atto d'amore. Auguri. Grazie.